Essere zelosa è una cosa terribile, terribile dal punto di vista sanitario, terribile dal punto di vista economico, terribile dal punto di vista sociale e psicologico. Io invito tutti i colleghi sindaci a fare del tutto per evitare l'ingresso in zona rossa delle proprie città. Come la situazione stanno lavorando tanto? Sì, tantissimo. I primi giorni erano veramente 300 persone al giorno, adesso è meglio, non si fa ancora un po' di più. Ci si aiuta un po'. Sì. Sono seduti a blocchi di 36 persone e gli viene somministrato il tampone. Dall'altra parte si fanno tutte le scuole. Per un gruppo di 250-300 al giorno qua e 250-300 al giorno di là al drive-in. Quindi qua ci sono i blocchi 18-18, 36 a volta. C'è il personale infermieristico dentro che comunica immediatamente a Tivoli. I tamponi nasali vengono analizzati direttamente qua e viene data la risposta immediatamente alla gente. Mentre i tamponi salivari vengono inviati al laboratorio di Tivoli e il laboratorio di Tivoli si prende 24 ore, buongiorno, 24 ore per rispondere. Oggi siamo praticamente ad una settimana dall'entrata in vigore della zona rossa. Abbiamo ricevuto ieri sera i dati sui primi 4 giorni di tamponatura. E oggi riceveremo i dati di ieri. Domani forse avremo un dato specifico sui 6 giorni e potremo decidere insieme alla ASL e alla Regione un'eventuale uscita anticipata dalla zona rossa. La notizia importante è che si sono concluse, diciamo, le operazioni di screening su interi plessi scolastici, quindi oggi pomeriggio potremmo su alcuni plessi decidere una riapertura in deroga all'ordinanza sindacale mia, che ne ordinava la chiusura in maniera, diciamo così, a macchia di leopardo, perché si possono cominciare a riaprire le prime scuole che risultano totalmente pulite e totalmente, diciamo così, difese dal virus che invece minaccia l'intera comunità. Questa è stata una settimana particolarmente pesante perché tenere il ritmo di 1200 tamponi al giorno non è stata una cosa semplice. Il risultato si è raggiunto grazie all'impegno soprattutto della ASL RM5, ma anche dei dipendenti comunali, dei dipendenti dell'azienda comunale Fenice, della polizia locale, dei volontari della protezione civile e dei carabinieri in congedo, a tanti commercianti, a tanti ristoratori che hanno offerto naturalmente il loro aiuto, perché avere equip ferme qui ad orario continuato significa anche aiutarle dal punto di vista del sostentamento e alla, diciamo così, straordinaria predisposizione della città che presso il nostro call center comunale, tirato su in 448, devo dire, è un call center a cui vanno naturalmente i miei ringraziamenti, si sono riusciti a prenotare per oltre 500 persone al giorno, tutti i giorni dall'inizio della zona rossa fino alla settimana prossima. C'è una storia, un caso che in questi, insomma, giorni l'ha colpita particolarmente. Beh, diciamo così, ce ne sono molti, in particolar modo mi ha colpito la presenza degli anziani che hanno voluto partecipare, nonostante tutto, in attesa del vaccino, a questa operazione di approfondimento. Non era affatto, diciamo, facile comunque raggiungere questo luogo che ha naturalmente tutto, dal punto di vista delle barriere architettoniche, tutto abbattuto, però in molti casi gli anziani sono stati i primi ad arrivare, i primi a prenotarsi, come sempre sembrano loro la spina dorsale della comunità. L'appello che io lancio a commercianti ed artigiani e anche ai cittadini che oggi vivono difficoltà di ordine economico dovute alla disoccupazione, alla perdita del lavoro, è che il comune c'è. Noi abbiamo stanziato 170-180 mila euro per le attività e abbiamo stanziato altrettanti fondi per le famiglie. Purtroppo non possiamo erogarli subito perché non abbiamo ancora approvato il bilancio. Le forze di maggioranza hanno lanciato un appello alle forze d'opposizione affinché il bilancio si possa approvare in tempi record. Ho visto che Forza Italia ha raccolto positivamente l'invito, Fratelli d'Italia invece sembra non averlo raccolto. Io spero che nei prossimi giorni, anche attraverso il lavoro in commissione, anche loro si possano convincere dell'utilità.
Ok, l'obiettivo, diciamo, qual è quello che vi state, insomma, ponendo? L'obiettivo che ci poniamo è uscire dalla zona rossa il prima possibile, verificare la possibilità di uscire dalla zona rossa è possibile soltanto se si hanno dei dati certi. Non si possono avere dati certi se non si fa uno screening di massa. E in questo devo dire la ASL mi ha dato ragione, la regione ha dato copertura e quindi tutta questa macchina è stata possibile grazie all'impegno di tutti e alla capacità di tutti di comprendere che soltanto davanti a dati scientifici certi si possono prendere decisioni, diciamo così, a cuor leggero. C'è una storia, un caso che in questi, insomma, giorni l'ha colpita particolarmente? Beh, diciamo così, ce ne sono molti, in particolar modo diciamo, mi ha colpito la presenza degli anziani che hanno voluto partecipare, nonostante tutto, in attesa del vaccino, a questa operazione di approfondimento. Non era affatto, diciamo, facile comunque raggiungere questo luogo che ha naturalmente tutto, dal punto di vista delle barriere architettoniche, tutto abbattuto, però in molti casi gli anziani sono stati i primi ad arrivare, i primi a prenotarsi, come sempre sembrano loro la spina dorsale della comunità, e questo è un grande messaggio soprattutto alla mia generazione, alla generazione di chi oggi ha 30-40 anni che si trova a combattere questa guerra. Gli stessi che hanno combattuto l'ultima guerra oggi ci insegnano come si combatte questa guerra. Io credo che noi giovani abbiamo ancora molto da imparare, insomma. E l'altra cosa che mi colpisce sono i bimbi piccoli, insomma. L'arrivo dei bimbi piccoli è una grande gioia, ma anche una grande scommessa, perché voglio dire, tamponare e sottoporre a tampone migliaia di bimbi piccoli è e sarà nei prossimi giorni una grande impresa. Essere in zona rossa che cosa, ecco, significa, e che qual è il messaggio che vuole dare a commercianti, imprenditori che sul territorio poi, insomma, la stanno soffrendo in maniera particolare?